Sul sito del Milan, il sondaggio per quanto riguarda l'MVP della partita Milan-Verona è stato votato Rafael Leão, calciatore che mercoledì dopo la partita contro il Newcastle era stato etichettato come addirittura scarso e uno dei peggiori in campo. Addirittura si leggeva: ma cosa ci fa nel Milan, che gioca a fare, c'è svogliato, eccetera, eccetera. Allora, io dico la mia, ovviamente rispettando i pensieri di tutti quanti. La mia, invece, il mio pensiero è quello che bisogna essere un po' più equilibrati nei giudizi. Cioè, un giocatore non può essere fenomeno prima per poi diventare scarso e per poi ritornare fenomeno. Leao ha avuto, sì, quel periodo negativo all'inizio col Milan, la partita con Newcastle, quel colpo di tacco, ma anche lui sa di aver esagerato sbagliando, ma questo non fa di un calciatore fenomeno prima e scarso dopo. Paradossalmente, nella partita con Newcastle, Leao ha giocato meglio rispetto alla partita di ieri. Poi tutti i calciatori hanno degli alti e bassi. Se guardiamo il derby, non c'è nessuno da salvare, sono tutti giocatori che hanno giocato male, però questo non vuol dire che siano tutti scarsi. Ce ne saranno di altre partite in cui Leao o i Giroud o Pulisic, eccetera, eccetera, giocheranno partite mediocri, ma questo non vuol dire che un calciatore in quel momento è scarso invece di essere un fenomeno, di essere un grande calciatore. Ogni calciatore ha la sua crescita e con i suoi alti e bassi. Per quanto mi riguarda, ripeto, il mio pensiero è che Leao, paradossalmente, con Newcastle aveva giocato meglio rispetto alla partita di ieri, però ieri ha segnato il gol decisivo, quello che ha fatto vincere la partita col Verona, e quindi è stato votato come MVP della partita. Va benissimo, perché con quel gol ha anche risposto a tutte le critiche che aveva ricevuto dopo la partita di Champions fino all'inizio della partita di ieri. Detto questo, sempre Forza Milan.